Signore e signori, buongiorno, è il 18 ottobre 1983. Quella che state osservando è una Yamaha Tenere 600 e siamo pronti per l'avventura giornaliera. Senz'altro la neve è appena caduta, notate in direzione del mio dito la zona che dovremmo raggiungere. La moto da trial bultacco è scontato che giunge, ma fa da navetta, e come avrà annunciato l'operatore vediamo di far salire, cioè vediamo che la Yamaha Tenere 600 ci faccia salire lassù sulla montagna a Vedorcia, una mulattiera molto impegnativa, diciamo pure per questo genere di moto. Ecco, ci siamo appena alzati dal lago di Centro Cadore, come detto giornata nitidissima, unica, una delle poche che si possono trovare nel corso di un'annata. Magari fai una ripresa così col pelmo di sfondo. Già abbiamo le cime più note, più famose, tra le più belle delle Dolomiti, che emergono quali il pelmo e l'Antelao. Via, codazzo di nebbia che si è addensata in fondo valle. Stiamo parlando della Valle del Piave, molto suggestivo. Finalmente giunti nella zona dove ha appena nevicato, è la prima nevicata stagionale. Come potete vedere la Yamaha è ferma in questo momento, poi riprenderemo il giro e avete notato sicuramente il percorso tipicamente trialistico che fin qui siamo riusciti a compiere. Eccoci in un'altra zona magnifica, la località è Tamari, a circa 1500 metri di quota. Attendiamo l'arrivo della Yamaha e vediamo se ce la farà a salire. La strada è parzialmente innevata, ma su questi sassi è molto molto viscida. Ecco il rumore, il classico rumore Yamaha. E ce la fa con disinvoltura, direi. Eccoci giunti a Tamari. Peccato che l'elefantiaco serbatoio si mimetizzi con la neve dato il suo colore bianco. Comunque spero che gli ammiratori Yamaha abbiano trovato modo di apprezzare le qualità anche in una forte pendenza come questa e sulla neve, la qualità
questa moto, alla quale tra l'altro non sono stati cambiati i rapporti, mantiene i rapporti originali. Ed è il motore di serie. È perfettamente di serie. Dopo il punto, c'è il punto bellissimo da riprendere. Dove? Quello su in casera, no, se riesco a fare il dosso, il crinale, ma credo di farlo anche sì, te lo fa tranquillamente. Quello è bello stagliato contro gli spalti, è eccezionale. Ti do il via, io appaio. Tu appari. Sorprendiamo dei caprioli. Draconieri. No, non è nessuno, non è nessuno. E dice dove lo osano le aquile. Hanno i cani invece sono andati a battare. Eccoci giunti sul versante opposto, praticamente siamo di fronte agli spalti di Toro, le cime, le famosissime cime dei Monfalconi, in controluce a questa stupenda giornata, sono circa le 10:30 del mattino. E come potete osservare queste centinaia di guglie fanno appunto parte degli spalti di Toro. Ed ecco giungere la Yamaha. Ecco la Yamaha che prosegue sul terreno appena appena innevato. Qui ormai il sole ha compiuto la distruzione e la neve si è parzialmente sciolta. La potenza del mezzo è evidente in questi casi. Ormai chiaramente si notano i segni autunnali sui larici, tutti rossicci e marroni, coperti da una leggerissima spolverata di neve. E di confine con l'Austria, praticamente la Casera e il Passo Silvella e Cima Vallona. Forcella Scodavacca con la cresta della Madonna sulla destra e l'attacca del Credula sulla sinistra. Il Credula più a sinistra, Montanelli. Eccoci, come senz'altro annunciato, alla splendida zona, nella splendida zona della Casera di Vedolcia, qui davanti agli spalti, e visto la stagione è avanzata e le mucche sono tornate a valle, è salita a monte la mucca Teneré a rimpiazzare. Bisogna dirsi, non per voler fare assolutamente della pubblicità, bisogna dire che è un'ottima soddisfazione salire questa giornata, in prima giornata d'inverno per la costa qui di Vedolcia, salire a bordo di un... Ed eccoci giunti a Capanna Tita Barba, lo scenario si mantiene stupendo, ecco la Yamaha 600 accompagnata dalla navetta Bultaco Challenger Trial 3,50 di Ghinato, hanno raggiunto suddetto rifugio quota metri 1840, precisa il tecnico giapponese, precisa il tecnico giapponese, e non sono mancati dei tratti con la neve che superava il limite dei 10 centimetri.